sguardo nuovo sui villaggi e la cultura valse. Questa è la missione di 6 artisti provenienti da diverse regioni italiane che hanno collocato una decina di installazioni lungo un itinerario culturale tra Gressone e Saint-Jean e Gressone e la Trinité. L'iniziativa battezzata Meraviglioso Walser offre così ai turisti la possibilità di effettuare visite guidate alla scoperta di queste opere, unendole ad un aperitivo in alcuni alberghi che ospitano altre creazioni degli stessi artisti. Siamo all'ottava edizione di questa rassegna che cerca di gettare un ponte tra l'arte contemporanea, il territorio, le sue tradizioni, tradizione tessile, di cui il Gressonei è un punto molto importante, proprio per la tradizione Walser e dei suoi mercanti che dal biellese esportavano tessuti verso i paesi di lingua tedesca. Quindi proprio su questo sentiero Walser, trasformato recentemente in ecomuseo e contrassegnato da villaggi ben conservati e molto antichi, abbiamo invitato gli artisti a lasciare un segno. Le opere d'arte si integrano con la natura e l'architettura del territorio. Con questo archetipo del tempo, Paolo De Nevi ha reso omaggio al pendolo di Foucault, solo che qui diventa quasi una sorta di anemometro con lo sfondo del Monte Rosa. Qui siamo a Novers e l'intervento è di Maria Giovanna Casagrande, che proprio per la sua esperienza con la tessitura, è presidente della cooperativa Luzzo di Champorchet, che lavora ancora su telai meccanici, ha interpretato l'ambiente del Fienile con le sue legni orizzontali come una trama su cui tessere ha ordito dei filati che hanno ricostruito su scala urbana il marchio dei Mercatores Walser. Gloria Campriani è intervenuta nella cappellina di Orsia trasferendo in qualche modo i colori della natura su una staccionata, ma non limitandosi a rivestire i tronchi di legno, ma completandola con una balaustra, quindi quasi un intervento architettonico che ha modificato la struttura originaria con grande delicatezza. Al centro della mostra, all'ufficio del turismo di Gressone, la Trinité, c'è invece il tema del recupero della diga, in particolare quella del Baiocco.